Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati, buon inizio di settimana, buon lunedì, un buon inizio a tutte le mamme di famiglia che in questo momento si stanno occupando di preparare la colazione per la famiglia, ma anche un buongiorno ai single, ai tanti single che ci sono in Lombardia, un buongiorno e un buon risveglio a tutti. E un buongiorno naturalmente anche a Massimo Bolla, presidente AFIM. Buongiorno a tutti. E un buongiorno a Salvatore Ferrante. Buongiorno. Che è invece l'amministratore delegato della Collina. Allora, innanzitutto Massimo, vogliamo ricordare cos'è AFIM? Perché io ogni volta dico AFIM, ma molti non sanno cos'è l'AFIM. Lo ricordiamo sinteticamente? L'AFIM è l'Associazione per i Finanziamenti di Imprese, composta da professionisti che hanno tanto studiato per mettersi a disposizione delle piccole imprese per trovare le migliori forme di finanziamento, viste le difficoltà che in questo momento ci sono per andare avanti. Allora, io comincio la nostra trasmissione innanzitutto ricordandovi il perché delle cose buone di una volta. Questo periodo storico ci sta riportando, ci sta riconducendo al senso e all'importanza della famiglia, delle cose buone, delle cose di una volta. Ed è quindi una trasmissione che nasce innanzitutto con l'obiettivo di riportarci un po' alle nostre tradizioni, alla cultura italiana, alla cultura della cucina, ma anche alla cultura della terra, delle cose semplici, perché è dalle cose semplici che nascono le cose buone. E quindi questa è la ragione per cui abbiamo pensato di trasferire quello che c'è nelle nostre tavole, di riportarlo anche all'attenzione dei media. Allora, allarghiamolo, chiedo alla regia, perché come sempre, come tutte le settimane, ho qua accanto a me, è stato allestito questo bellissimo tavolo pieno di cose meravigliose. E quindi, Salvatore, domando subito a te, qui ci sono dei prodotti, uno di questi si chiama la giardiniera, che è un insieme di verdure, però esatto. Ti chiedo di raccontare di che cosa è fatto questo prodotto e poi spieghiamo anche eventualmente come può essere servito. Cominciare lunedì parlando di cibo mi sembra già una buona cosa. Salvatore. Poi di mattina a quest'ora è eccezionale, la giardiniera, perfetto. Allora, la giardiniera è un insieme di verdure e in questa fattispecie sono le verdure che abbiamo portato. È fatta proprio di quelle verdure là. Stiamo parlando di finocchi, zucchine, cipolle, cipolline in questo caso. Le carote, tutti i prodotti naturali che produciamo noi ovviamente e che negli anni poi abbiamo pensato di trasformare in questa fantastica giardiniera. Ne facciamo due versioni, c'è quella agrodolce e poi l'agrumata, che aggiungiamo miele di zucchero, che è miele di fiore di arancio che facciamo noi in Sicilia. La giardiniera, diciamo, si può apprezzare con tanti cibi, sia come contorno, da salumi, carni, soprattutto i bolliti. Lombardia lo sanno, non lo sa. Soprattutto i bolliti. Quindi, pensando già alla cena di questa sera, diciamo che un prodotto di questo genere... Anche a pranzo, ci va benissimo. Senti, questi prodotti da cosa sono composti esattamente? Cioè, dentro hai detto che ci sono, perché noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, sì. Tu mi dicevi che ci sono verdure tagliate anche in agrodolce e sono agrumate, vuol dire che dentro c'è che cosa? Il miele d'arancio, come ho detto, miele di fiore d'arancio. Miele di fiore d'arancio. E poi ci sono delle piccolissime parti di buccia d'arancia nell'agrumata. Per questo, da qua il nome agrumata, che dà questo sentore di olio essenziale di agrume, no? Per questo si chiama agrumata. Sia il miele sia il pezzetto d'arancio, ecco. Sia il miele sia il... Allora, Massimo, cominciamo la settimana parlando di questi prodotti, no? Noi vediamo qua delle cose, vedo zucchine, cipolle, peperoni, le carote, ecco. È proprio il piacere, vedo anche i finocchi, io sono un appassionato del cibo, di questo genere di cibo, anche perché, come ho già detto, essendo un podista, insomma, curare l'alimentazione per me è cosa buona e giusta. Che cosa ti evoca guardando questi prodotti, Massimo? Beh, ma non c'è bisogno di guardarli, perché tu mi hai messo in una posizione molto vicino a questo ben di Dio, c'è un profumo incredibile, quindi mi evoca la tavola che riuscirò a raggiungere tra qualche ora.
Mi viene in mente per le persone che in questo momento stanno facendo colazione, ma ci saranno molte signore a cui magari il marito ha detto: cosa mi fai da mangiare questa sera? E la donna normalmente si innervosisce. Beh, qua avete una soluzione per fare una cosa eccezionale, fate anche bella figura. Però ti evoca, sì, le cose buone una volta, il solito titolo che noi diamo alla nostra trasmissione. Ti evoca il contatto con la natura, ti evoca quei profumi che sentivi una volta quando andavi al mercato, quando andavi in giro per le campagne, profumi che non senti assolutamente andando per i banchi del supermercato, dove i prodotti sono fatti con una buona dose di spinta chimica, mettiamola così. Ecco, Salvatore, senti, una cosa importante è far capire perché tu hai pensato ad un prodotto del genere, perché lo hai fatto nascere, qual era l'obiettivo che ti ponevi? La giardiniera era un sogno, la passione di noi tre, che siamo tre soci che abbiamo messo insieme questo laboratorio, che era il nostro chef Carlo Noventa, che lui si occupa proprio delle ricette, no? Che poi non fa altro che prendere le ricette di casa e portarle in laboratorio. Ci ha messo anni, abbiamo trasformato questo prodotto. Adesso abbiamo un prodotto che dura un anno, non dura tantissimo il nostro, perché noi non usiamo prodotti, non usiamo alte temperature per portare avanti le nostre cotture. Noi facciamo bassa temperatura, perciò è un prodotto naturale. La passione è un sogno che da anni che ce l'abbiamo in mente, no? Adesso ci abbiamo messo 2-3 anni per assodare tutte le ricette. Ecco, noi stiamo vedendo anche proprio le immagini, no? Esatto. Dell'azienda. Qual è l'azienda dove produciamo d'estate? No. Dove provengono questi prodotti che abbiamo esposto qua? Che poi vengono fatti alla giardiniera con questi prodotti. Quindi questi sono poi i prodotti che vengono utilizzati per fare ciò che noi vediamo, esatto, poi confezionato, esatto, qua. Un'altra cosa importante, le confezioni, no? Tu mi spiegavi che non sono simili a quelle che noi vediamo di solito, cioè non hanno elementi chimici. No, niente. È zero. Tutto naturale. Tutto naturale, oltretutto non viene neanche sterilizzato a 120 gradi, viene pastorizzato a basse temperature, tipo 60, 70, 80 gradi. Adesso specifico lei che mi sa più meglio. E sa meglio Carlo, scusate. Perciò il prodotto è naturale, 100%. Così. Ok, allora rientriamo in studio perché, Massimo, una cosa bella dell'azienda di Salvatore è il fatto che lui in qualche modo abbia deciso, no, di riportare al centro l'idea della semplicità e del rapporto semplice con la terra. Noi abbiamo creato una società che va molto di fretta e che tende a voler vendere a tutti i costi anche senza rispettare i tempi della natura. Le nostre nonne erano quelle che sapevano quali erano i tempi per fare le cose e determinate conserve le potevi fare in certi periodi dell'anno, altre invece no. Ecco, questa è la filosofia che si nasconde dietro l'azienda di Salvatore. L'azienda di Salvatore si rivolge alle persone che vogliono mangiare bene. E aggiungo io sano, perché poi la prima cosa che si cerca quando si va a mangiare è il gusto, è la bontà. Quindi è chiaro che chi non è interessato a quello può mangiarsi un sacchettino di qualunque cosa e va a lavorare così, sei contento così. Se invece vuoi mangiare bene, devi per forza andare a cercare un prodotto che è fatto secondo determinati crismi. D'altronde le persone, lo stiamo vedendo in questo momento, tu le puoi anche chiudere in casa, le puoi anche fare un sacco di sacrifici, ma se hanno bisogno di quella roba lì, e in questo caso di roba buona, devono andare a cercare chi è in grado di farla. Salvatore è una delle eccellenze con la sua famiglia in Italia che ci porta prodotti, ho detto prima, senza prodotti chimici, senza trattamenti di cottura che snaturerebbero le proprietà dei prodotti, che hanno, ripeto, un profumo, io vorrei potervelo far sentire, incredibile. Ecco, lo faccio io però, prendo un attimo, chiedo alla regia se mi può inquadrare, perché la cosa bella è poi sentire questi prodotti e capire quanto è bello il rapporto con la natura e quanto le cose naturali riescono ancora a profumare. Una delle cose che capitano a me, Salvatore, che in alcune circostanze quando io compro un determinato tipo di prodotto in un certo luogo, ecco, non sento i sapori, mentre qui sento il profumo e il sapore, lo sento già al tatto. Questa è una cosa secondo me molto importante. Qual è la differenza?
poca ma di tanta differenza. È quella che fa la differenza. E io sono convinto che il pubblico che ci guarda da casa questa cosa la percepisce. Non posso farvi sentire il profumo, ma vi porto il profumo che sento io. Spero di riuscire a trasferirvi l'emozione che provo io nel sentire questo, nel sentire il profumo di questi prodotti. Allora, adesso invece dico alla regia di fare un collegamento, se riusciamo a collegarci. Noi dovremmo avere in collegamento Luca Agosti della società agricola Agriter, giusto? Allora, Salvatore, intanto, prima di collegarci, se non l'abbiamo ancora in linea, ma tra un attimo sarà con noi, la società agricola Agriter collabora con voi. Che cosa fa esattamente, Salvatore? L'Agriter, il suo proprietario si chiama Luca Agosti, è una persona fantastica, una passione sfegatata. Lo vediamo tra un attimo, sì, eccolo qua. Sfegatata, la passione anche lui per la produzione che fa. Luca, ci senti? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno anche agli ascoltatori. Oh, sento finalmente un accento molto, molto forte di origine bresciana, giusto? Esatto, esatto. Proprio nella bassa bresciana. Della bassa bresciana. Allora, Luca, ovviamente la prima domanda che ti faccio è la coltivazione naturale che tu sviluppi sposa la filosofia della collina, no? E mi diceva Salvatore che tu praticamente i prodotti li produci su richiesta di Salvatore, cioè fai proprio un lavoro specifico per loro, è corretto? Esatto. Noi abbiamo proprio sposato questa filosofia perché con Salvatore è anni che lo serviamo e abbiamo adottato la stessa strategia, appunto perché ci teniamo molto alla salvaguardia principalmente dell'ambiente, ci teniamo molto a fare una coltivazione di lotta integrata, quindi da insetti utili a funghi vegetali che combattono i funghi, diciamo quelli che distruggono un po' tutte le nostre piante, e per soddisfare anche naturalmente l'esigenza di Salvatore che va a servire un'alta ristorazione con delle pretese non indifferenti. Ecco, cosa significa, sono curioso, questa scelta di vita che tu hai fatto, quello di lavorare con la terra, di produrre le cose in modo semplice, in modo diretto, mi racconti che emozioni ti evoca dentro? Perché hai fatto questa scelta di vita? Allora, le emozioni sono tante perché quando ci si approccia al mondo, diciamo, della terra, bisogna un po' ricordare quello che era il passato e, secondo il nostro punto di vista, anche di Salvatore, vedere un po' anche quella che è l'innovazione. Quindi quello che piace a me sostanzialmente è proprio riuscire a coltivare in una certa maniera, dove noi possiamo andare comunque a dar sulle tavole della gente un prodotto sano e fatto da persone buone. Cioè, la filosofia è quella, oltre che alla salvaguardia, naturalmente, dell'ambiente, da un risparmio idrico e da tante altre strategie che stiamo adottando appunto con Salvatore, anche in una struttura dove poter produrre in modo proprio tirandoci fuori anche da quello che è l'aria, avendo un risparmio dell'acqua del 95%. Senti, la sostenibilità quindi significa sposare una filosofia in cui ci sia questo amore per le cose naturali, soprattutto le cose, esatto, più semplici, no? E sono quelle che poi ti fanno sentire in comunione con il creato, con le cose che appartengono alla tua vita e ti rendono anche più felice come persona, perché sei più vicino a te stesso in qualche modo, esatto. O sbaglio? Io lo vedo dai tuoi occhi. No, è giustissimo, perché così si può vivere, scusa il gioco di parole, in natura, perché lavorando in questo sistema si lavora in maniera naturale, senza andare a stravolgere quello che la natura ci ha insegnato sostanzialmente, perché secondo il nostro punto di vista non c'è bisogno di adottare strategie chimiche o roba varia, perché la natura è lei che ha insegnato a noi come lavorare. Io sempre invento un aneddoto della pecora, che non è che il pastore ha insegnato alla pecora a non mangiare l'erba, diciamo, velenosa, è la pecora che ha insegnato al pastore che quell'erba non andava mangiata. Quindi penso che tutto si può fare in maniera naturale e lì le soddisfazioni sono enormi, sono veramente enormi, perché si va a conoscenza di insetti utili, si va a conoscenza
di quelle che sono le proprietà dei campi, ciò che è stato dimenticato da molti agricoltori. Luca, ti ringrazio moltissimo del tuo contributo. Io mi porto a casa, prima della pubblicità, questo concetto, ragazzi, che hai espresso, Luca, che a me è piaciuto moltissimo. È la natura che insegna a noi. Non siamo noi ad insegnare alla natura. È la protervia, l'arroganza, che è la tracotanza che ha avuto il mondo contemporaneo, quello di voler dominare la natura e non capire che noi al massimo possiamo convivere con la natura, non pretendere di dominarla, perché altrimenti ci ritorna addosso in senso anche negativo. Salvatore, sei d'accordo? D'accordissimo. D'accordissimo. Massimo? D'accordissimo. Unanimità, quindi pubblicità. Rieccoci di nuovo in studio. Buongiorno ancora una volta a tutti coloro i quali ci stanno guardando. Le cose buone di una volta, una trasmissione che si concentra appunto su come erano fatte una volta le cose, soprattutto a tavola, soprattutto in cucina, ma soprattutto nella terra, sulla terra, sopra la terra. E il cibo buono è quello che poi arriva sulle tavole degli italiani. E a proposito di tavole e a proposito di ristorazione, di cibo buono, abbiamo in collegamento, e di questo lo ringrazio moltissimo, Marcello Leoni. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno. Allora, è uno chef stellato, confesso che quando ho detto ad alcune persone che conosco e che si occupano di ristorazione che lo avrei avuto in studio, mi hanno detto, però. Perché è un nome conosciuto. Marcello, naturalmente la prima domanda è relativa all'importanza di portare sulle tavole il cibo buono di una volta, no? Come si sceglie, uno chef come sceglie il cibo buono di una volta? Beh, guarda, mediamente si frequentavano appunto i mercati i vari mercatini rionali, appunto, per avere a disposizione una prima visione dei prodotti che si potevano trovare, insomma. Quindi lo chef inizia dal mercato. Lo chef inizia dal mercato. Poi il lavoro, cioè, come una volta che tu hai questi prodotti, li devi poi proporre a tavola, no? E quindi devi preparare poi dei piatti. Ecco, certo. Quanto conta la creatività, come utilizzi ciò che trovi nei mercati? Perché immagino che non tutti i giorni troverai sempre gli stessi prodotti, no? A volte alcuni prodotti ci sono, altre volte no, giusto? Esatto, esatto. Ma infatti mediamente i piatti nascono proprio al mercato mentre stai facendo la spesa, quindi vedi questo mi piace, con questo ci farei, e poi parte il processo di lavorazione una volta che si entra dentro le nostre cucine. Quindi è spontaneo proprio l'approccio del cuoco verso la materia prima, nell'andare poi a costruire i piatti nuovi che va a inserire all'interno del proprio menù. Come va? Ti faccio una domanda molto generica, ma insomma è un momento un po' particolare quello della ristorazione, no? A causa di tutto quello che è successo. Come sta andando? A grandi linee, non ti chiedo... Allora, a grandi linee il mondo dopo quello che è successo e che ancora per un pochettino ci porteremo dietro molto realmente... subirà dei cambiamenti anche nell'utilizzo e nel consumo della ristorazione. Bisogna, mediamente, sì, il nostro mestiere è sempre stato abbastanza difficile, perché è comunque un mestiere abbastanza complesso che si sviluppa dalla mattina alla notte, cioè è un mestiere dove mediamente ci vuole molto fisico. E una delle caratteristiche dei cuochi e dei proprietari di ristoranti mediamente è avere queste visioni che a sulla lunga li portano a seguire più o meno determinati indirizzi. Senti, un'ultima domanda al volo, perché abbiamo già il tempo di tiranno. Succulento, l'azienda di Salvatore Ferrante, no? Ha sposato questa filosofia, quella delle cose semplici, dei prodotti che arrivino direttamente dalla terra. Domando a Salvatore e lo domando a te. Quanto è facile, agile, riuscire a trovare complementarietà tra chi
produce questi prodotti e chi poi li deve portare sulla tavola. Comincio da Salvatore. Salvatore, è facile, lo domando proprio in termini di curiosità giornalistica, è facile trovare persone, chef come Marcello, che si adoperino, che adottino prodotti come i tuoi? No, non è facile. Trovare professionisti di questa fattezza non è facile. Cioè, Leone è una persona in gamba, si è sempre risaputo. Perché sai, noi produciamo certi prodotti anche per la ristorazione. Allora, solo persone così riescono a capire l'importanza di un prodotto naturale, come se lo facessero loro, avere già uno stadio avanzato, no? Fammela io la giardiniera, la compro però che sia, però come se la facessi io. Allora sì che è importante. Persone di questo genere lo capiscono, ci sono quelle che non lo capiscono purtroppo e continuano a fare le stesse cose sempre. Ecco, Marcello, mi pare importante quello che ha appena detto Salvatore, cioè solo le persone competenti possono effettivamente capire l'importanza poi di quello che viene portato a tavola, di quello che viene scelto di essere portato a tavola. Certo. La competenza conta. Certo. La competenza conta tantissimo e tra l'altro è un esercizio costante e continuo quello di rimanere con competenze abbastanza alte. Il problema, come tutti i lavori, perché non è che sono il nostro lavoro è diverso da quello degli altri, è continuare a cercare quel piccolo particolare che fa la differenza. E per quello che riguarda la materia prima, proprio la capillarità con cui vengono eseguiti determinati, vengono seguiti gli orari, le temperature, come vengono lavorati i terreni, tutto fa sì che quel prodotto abbia una peculiarità confronto a altri. Poi capisco che non tutti lo apprezzino queste differenze, ma è giusto che ci siano, voglio dire, questo in realtà è il mercato che è fatto così. Però certo che riuscire a reperire grandissimi prodotti, grandissima freschezza di una materia prima che diventa straordinaria fa una buona parte di quello che poi riguarda il risultato dei nostri piatti. Ed è fondamentale che ci siano persone che, nonostante che vogliano fare i fagiolini, fanno i fagiolini più buoni del mondo, perché tanto qualcuno come me li cercherà. Ottimo, grazie davvero a Marcello Leone del suo contributo. Io, grazie a voi. Grazie davvero. Hai visto cosa ha appena detto? Cioè, quando si parla di competenza, poi la competenza, quando si fa pesare, viene cercata. Cioè, sono poi le persone come Marcello che sanno davvero fare piatti succulenti che il pubblico poi cerca, perché le cose buone si fanno anche grazie alla competenza che si è acquisita, no? Assolutamente sì, per fare le cose fatte come si deve bisogna saperle fare. Chi sa fare le cose le fa facilmente, chi non le sa fare troverà difficile fare tutto. Ripeto, poi io non sono un medico, quindi non voglio parlare della salubrità, fanno bene, quello lo lascio ai medici, come attualmente sono tutti medici, io non parlo di roba medica, però posso tranquillamente dire da esperto che cosa è buono e che cosa non è buono, e quindi io vado a cercare le cose buone. Gli stessi chef che poi le rivendono, le cucinano, vanno a cercare le robe buone. Ti devo dire, se posso rubare 10 secondi, che in queste settimane che mi hanno visto qui a Tele Lombardia, poi mi avranno fermato in 50 per dire: ma conosci quella persona che era con te, voglio il numero di telefono, voglio il sito, perché c'è molta gente che vuole mangiare le cose buone. Quindi com'era succulento.it, me l'avranno chiesto almeno 50 allora, persone. Allora, giustamente, è un modo con cui mi richiede di ricordarvi innanzitutto il sito www.succulento.it. Esatto. Poi abbiamo l'indirizzo mail, se volete scrivere a Salvatore, info@succulento.it, e poi mi deve dire Salvatore se noi vogliamo o no riaprire quella piccola gara che abbiamo fatto la settimana scorsa alle persone a cui fare ricevere i primi 5 che eventualmente volessero scrivere all'indirizzo info@succulento.it. gli vogliamo fare ricevere qualcosa, Salvatore? Ben volentieri. Ecco, Salvatore mi manderà anche il diavolo, perché no, io sono dell'idea, ho sempre stata la mia prerogativa, quando bisogna regalare qualcosa deve essere qualcosa di buono, allora vale la pena fare un regalo, se no non vale la pena. Se il prodotto non è buono non lo regali,
Esatto, se il prodotto non è buono non lo regali. Un'altra chicca che mi porta a casa questa mattina è, la scorsa settimana abbiamo avuto subito, sono stati spazzolati subito, i primi 5 hanno scritto immediatamente, e so per certo, perché una persona la conoscevo indirettamente che poi mi ha scritto e ha apprezzato i prodotti che io ho fatto vedere in studio. Dunque noi dovremmo avere, se lo chiedo alla regia, ancora un minuto prima di chiudere la trasmissione, chiedo però conferma. Se così fosse, io almeno così ho calcolato, allora 2 minuti, quindi posso permettermi ancora una domanda sia per Massimo sia per Salvatore. Massimo, senti, quanto è importante oggi far conoscere la produzione di una piccola o media impresa come italiana, come quella di Salvatore, ad un pubblico vasto? Beh, sia sul piano economico sia sul piano proprio culturale. Direi che è la stessa cosa, perché poi la cultura si trasforma anche in euro. È fondamentale fare quello che in questo momento sta facendo Ferrante, cioè presentare un buon prodotto e far capire qual è la differenza tra il suo prodotto e tutti gli altri. Cioè, visti in televisione possono sembrare tutti uguali, qui soltanto per il profumo sono diversi. Dobbiamo essere capaci di spiegare alle persone perché si devono rivolgere a succulento.it e quindi comprare un prodotto del genere, piuttosto che, ripeto, accontentarsi della chimica che sembra vegetale. Non accontentarsi di una chimica che sembra vegetale, come dire, per te è non solo filosofia, è proprio vita concreta, Salvatore. Guarda, noi siamo molto semplici, non siamo a fare questi giri di parole. Quelli sono i prodotti e quelli sono i prodotti trasformati. Li facciamo con cura, tagliamo a mano ancora, come si faceva una volta. Si tagliamo a mano, si cucinano tutto come si faceva una volta. A mano, nel forno. Allora, dovremmo avere ancora un minuto, se non sbaglio. Tu vuoi dire a mangiare a questo punto io cosa faccio? Come al solito, siccome quello che conta è poi anche mostrare il prodotto, se ci riesco qua, senza poi spogliere. Mi manderanno al diavolo. Prima di chiudere faccio questo esercizio, cioè assaggio quello che stiamo facendo conoscere, vale la pena. E quindi, siccome dovremmo avere meno di un minuto, intanto ringrazio Salvatore per la sua presenza. Vi dico che il prodotto è buono, proprio perché è naturale, io poi li ho anche assaggiati a casa, e ringrazio Massimo per essere stato qua con noi. Buongiorno a tutti, grazie a te. Ringrazio tutti voi per averci seguiti, vi rimando naturalmente a lunedì della prossima settimana e ovviamente dopo di noi Buongiorno Lombardia, quindi buon inizio di settimana anche a livello informativo. Grazie a tutti, ci rivediamo lunedì prossimo, le cose buone di una volta.